Allora, ciao Lia, buongiorno. Raccontaci un po' com'è andata questa esperienza di questa tesi, di questo progetto che adesso sta prendendo il via. Questi che stai per vedere sono i 12 imperatori che mi sono stati commissionati dai coniugi Floridi e Doria Pamphili Come è andata circa questa? un anno e mezzo fa. Mi hanno proposto di confrontarmi con il tema del potere, creando una serie contemporanea da poter far seguire a una ricchissima collezione di sculture antiche di serie imperiali, naturalmente in marmo, che fa parte della loro collezione così importante. Un po' la scommessa era di riuscire attraverso pochi elementi così semplici, con una materia così fluida come il vetro, riuscire a creare delle caratterizzazioni psicologiche, emotive, vere e non stereotipate. Ho cercato di immedesimarmi attraverso le ricerche in quello che doveva essere il periodo storico nel quale vivevano e interpretare attraverso le loro azioni, che sono state documentate, quello che doveva essere una personalità che si trovava a misurarsi con un ruolo. Ho lavorato sulla serie nel suo insieme. Non ho empatizzato con nessuno in particolare. È stato veramente fondamentale per me non giudicare. Non avevo gli strumenti per giudicare. E ho lavorato sull'insieme, su questo gruppo, su questo percorso in cui l'umanità si esprime attraverso delle figure dominanti che per alcuni decenni sono il riferimento di moltitudini per poi scomparire e divenire altre, no? Sono molto soddisfatta del lavoro d'insieme di tutto il gruppo. Mi piace l'idea che sia una serie che Quindi rimane. era un'opera unica, Sì. sostanzialmente. Perché come mi ha detto Silvano Signoretto, noi facciamo quello che possiamo, e poi c'è sempre il fuoco che dice l'ultima parola, quindi. Sai che non mi viene più niente da dire?